Scatta il limite di 30 km orari in 5 strade di alta percorrenza a ridosso del centro storico dell'Aquila. A stabilirlo è la giunta comunale, che in questo modo intende porre un argine alla velocità eccessiva in alcune zone sensibili dell'Aquila. Le strade su cui da oggi in poi la Polizia Municipale non farà più sconti sono Viale della Croce Rossa, Viale Corrado IV, in corrispondenza di Piazza d'Armi, dove si svolge il mercato cittadino, e vicino alla rotatoria agli incroci con Viale 25 Aprile, Via 27 Settembre e Via Vicentini, e poi Via della Polveriera, un tratto di Via Panella e Via Ficara, in quest'ultime strade e zone a ridosso di scuole. Una decisione dettata da un'esigenza di sicurezza, prima di tutto perché si tratta di strade molto frequentate da anziani e bambini, per la presenza delle attività produttive e appunto di scuole in cui gli incidenti sono all'ordine del giorno. Il limite di 30 km orari è proprio in prossimità degli attraversamenti pedonali. Come sono state scelte queste zone? Sono state scelte perché negli ultimi anni ci sono stati investimenti di pedoni e la cosa ci è stata segnalata a più parti. Inoltre abbiamo inserito due zone, via Ficara e via della Polveriera, in prossimità delle scuole, che sono scuole elementari frequentate da bambini molto piccoli. In queste zone perché si scende a 30? Si scende a 30 per un fatto di sicurezza stradale e di civiltà. Lo spazio di frenata a 30 km orari è 13,5, a 50 diventa 20,5 metri, quindi capite quanto è fondamentale la differenza dello spazio di frenata da 30 km orari a 50 km orari. E in alcuni punti metteremo anche dei lampioni LED proprio fatti apposta per gli attraversamenti. Di sera sarà possibile appunto premere il pulsante, si accende questo lampione che va a illuminare le strisce pedonali e consentirà al pedone di attraversare la strada tranquillamente. Pensiamo per esempio a Viale della Croce Rossa, dove ci sono stati incidenti stradali, investimenti di pedoni e la strada è molto buia. E poi ovviamente ci sarà un controllo, ma io ho visto che c'è stata una levata di scudi, metteranno gli autovelox, vogliono fare cassa. Non è così, noi riorganizzeremo tutto quello che riguarda la segnaletica in queste zone, e se volessimo fare cassa basterebbe mettere gli autovelox da oggi per tutta la città e il comune farebbe cassa, ma non è questo il nostro scopo. Noi vogliamo ripristinare le regole e soprattutto vogliamo garantire ai cittadini la sicurezza stradale.